Loro sono gli amministratori di Radio Ruvo Web e li voglio qui al centro del palco, Laura ed Ezio, che con un applauso si sono messi in gioco e hanno voluto rivivere i vecchi momenti di una volta. Tutti quanti voi conoscete Radio Ruvo, chi l'ha vissuto, chi ha dato la dedica. Mia madre diceva sempre, io portavo la dedica, portavo Radio Ruvo, e la signora poi me la leggeva quando ero più giovane. Allora loro sono qui questa sera, vivi e vegeti, ecco, anche se io non li conoscevo perché io non appartenevo a quell'epoca, io non esistevo ancora, e mi è piaciuto tanto quando Laura, e lei Laura, mi ha detto, guarda che se noi, Laura giustamente non può essere lui, quando mi ha detto, guarda, noi condividiamo i vostri valori, perché Radio Ruvo Web, oltre a diffondere musica, ora lo fa virtualmente, mi auguro che sul Ruvo si dia vita una bella radio. Ecco, ce lo auguriamo, serve tanta buona volontà e non solo, ecco, non è meglio, non pensiamoci. E quindi loro mi dicevano, è bello condividere con voi queste azioni, perché sono nobili, in una città che vive di volontariato, una città nobile. Allora, quando ho sentito questo, veramente ho sentito il dovere di ringraziarli pubblicamente, non solo su Radio Ruvo Web, dove tutti quanti voi condividete pezzi musicali della vostra adolescenza o quelli che magari vi rappresentano nel momento, ma ho voluto pubblicamente ringraziarli, perché loro sono quella mano silenziosa, invisibile, che se non ci fosse stata, noi forse non avremmo raggiunto quello che questa sera stiamo vivendo. Ecco, io lascio a te, Ezio, e poi magari Laura, due parole per ringraziare io a voi e naturalmente per... No, sicuramente noi siamo orgogliosi e onorati di collaborare con voi, con noi per voi, e siamo arrivati comunque a quasi a 2000 membri, abbiamo aperto il gruppo da febbraio e siamo arrivati a 2000 membri, ma la cosa più bella che ci dà soddisfazione è che ci sono anziani che sono entrati in radio, dove postano e taggano, appunto dedicano ai propri cari la propria canzone, il proprio pensiero, e ripeto, sono contento degli anziani che sono entrati a far parte del gruppo, dove loro non si sentono più soli, taggando e diciamo commentando con tutti quanti gli altri membri che sono nel gruppo, non si sentono più soli, quindi sono contentissimi e noi veramente siamo felicissimi di tutto questo. Ringrazio ancora tutti voi e buon proseguimento di questa bella cosa che grazie, state facendo, grazie. Insomma. Bene, questo è grazie a tutti voi, una buona serata e con buona continuazione. Grazie. Concludiamo con Laura, perché Laura sicuramente ci darà il giusto saluto per poi continuare la serata. Prego. Scusa, ha detto tutto lui. Ha detto tutto lui. Sì, sì. Quindi possiamo comunque concludere. Siamo onorati di stare insieme a voi, associazione Noi per Voi. E il nostro è anche un volontariato, come dice Ezio, noi per la gente che postano musica, noi ci parliamo con loro tramite computer, è ovvio che certo. La musica va fatta così e siamo felici di farlo. Quando volete, la nostra pagina web è a vostra disposizione. Vorrei dire soltanto una cosa per chi non conosce anche Radio Ruvo, che basta appunto collegarsi con il social più conosciuto che sarebbe Facebook, digitare appunto Radio Ruvo Web e ognuno di voi si può iscrivere e quindi giochiamo insieme con la musica e con non solo con la musica, insomma. Nomina, no, come cosa no, abbiamo persone che molto dell'associazione di questa nostra pagina, da dove? Dall'Africa, dall'Australia, da Milano, da Genova, da tutte le parti, quindi ci lega tutto il mondo, siamo internazionali, siamo legati. Bene, grazie ancora, facciamo un applauso ai due amministratori di Radio Ruvo Web, che sicuramente oltre a condurre virtualmente questa radio, spero, ci auguriamo che la possano vivere veramente e aprire una bella Radio Ruvo. Allora, rinvito la presentatrice.